Sindaco, vogliamo parlare delle strade provinciali? Ogni tanto ci sono delle sollecitazioni, delle critiche, pare che le cose stiano andando avanti, ma intanto le strade sono lì e in questo momento continuano a creare problemi. Sì, è un tema estremamente importante, un tema sul quale ci siamo concentrati in modo deciso, devo dire. Perché il percorso che noi abbiamo fatto come amministrazione è cercare di rendere più fruibile il nostro territorio dal punto di vista viario. E quindi ci siamo concentrati per chi arriva diciamo da Caltanissetta, per chi arriva dall'autostrada Palermo-Catania dall'altro lato e per chi arriva dalla Palermo-Agrigento. In particolare per chi arriva da Caltanissetta ci siamo concentrati, come tutti i cittadini sanno, nella predisposizione della progettualità sulla SP, quindi sulla strada provinciale 38 Mussomeli-Caltanissetta. Non smetto mai di ripetere che lo stesso nome dice SP38 significa strada provinciale, cioè significa strada la cui titolarità è della provincia di Caltanissetta. Ma proprio perché in ogni caso a noi interessa il risultato finale, anche se la strada non è di proprietà del comune, ci siamo concentrati nel sostituirci alla provincia che ha avuto delle difficoltà per il taglio delle risorse che è stato fatto dal governo centrale, e quindi come comune di Mussomeli abbiamo elaborato il progetto di fattibilità che abbiamo presentato alla struttura commissariale che gestisce i fondi del Patto per il Sud, ed è stato approvato il progetto da 14 milioni a 400 mila euro. In questi giorni, proprio in questa settimana, verrà finalmente consegnato il progetto esecutivo redatto, completato. Una volta consegnato il progetto esecutivo redatto e completato alla struttura commissariale, la struttura commissariale procederà alla indizione della gara per finalmente la realizzazione dei lavori su questo tratto di strada. È un fatto straordinario, di importanza straordinaria, perché sapete le difficoltà di tutti i pendolari, sapete le difficoltà di tutti i fornitori di materie prime delle nostre attività produttive o le difficoltà delle stesse attività produttive che devono raggiungere i porti o gli aeroporti o i centri più grossi. Quindi, ripeto, questa settimana avremo il progetto esecutivo finalmente. Presentato il progetto esecutivo, toccherà alla struttura commissariale indire la gara per la realizzazione dei lavori e quindi con i tempi tecnici della gara, dopodiché verranno assegnati i lavori e avviati finalmente i lavori. Questo sulla SP38. Di contro, invece, per chi arriva dalla Palermo-Catania, cinque comuni si sono messi insieme, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con la provincia che è sempre titolare della strada SP16, Mussomeli, Villalba, Vallelunga, Resuttano, fino allo svincolo dell'autostrada. Dicevo, cinque comuni si sono messi insieme, hanno presentato anche qui, quindi abbiamo fatto lo stesso percorso. Nella SP38 abbiamo fatto lo studio di fattibilità che abbiamo presentato alla struttura commissariale per un progetto da 22 milioni di euro. In questo momento è stata indetta la gara per l'assegnazione dei lavori della progettazione esecutiva, quindi aspettiamo gli esiti dell'istruttoria della gara e l'assegnazione dei lavori per la progettazione esecutiva, e quindi seguiremo lo stesso percorso che si sta facendo sulla SP38. Da quest'altra parte invece abbiamo la SP16 Mussomeli Acquaviva Scorrimento Veloce, i cui lavori sono in questo momento in corso. Dovevano essere consegnati entro aprile di quest'anno, le interruzioni dovute alla pandemia faranno ritardare la consegna definitiva dei lavori, quindi in ogni caso riteniamo che entro fine estate avremo finalmente
anche una strada di accesso venendo dalla Palermo Agrigento molto più transitabile, quindi l'Acquaviva Mussomeli per intenderci. Mentre dall'altra parte abbiamo la San Giovanni Gemini Mussomeli, i cui lavori sono quasi completi, manca solo un ultimo passaggio che è la bitumatura finale. C'è in questo momento una fase istruttoria su una variante tra la ditta che sta realizzando i lavori e il libero consorzio dei comuni di Agrigento che è titolare della strada. Nei prossimi giorni finalmente si avrà la firma di questa perizia di variante e quindi di conseguenza anche in questo caso prima dell'estate dovremmo avere finalmente la strada San Giovanni Mussomeli completa e quindi pienamente transitabile. Contestualmente abbiamo altri progetti che abbiamo presentato, abbiamo la SP41 in modo particolare, cioè la strada di collegamento tra la Mussomeli Villalba e la Mussomeli Caltanissetta, la strada mappa per intenderci, quindi che serve anche a diversi agriturismi. E in questo caso ci sono anche qui, c'è la gara in corso in questo momento per l'assegnazione dei lavori di progettazione esecutiva, quindi aspettiamo a giorni che vengono affidati i lavori di progettazione esecutiva. E di contro con la provincia stiamo lavorando su altre progettualità, Mussomeli Sutera e altre ancora, quindi diciamo c'è parecchia carne a fuoco. Bisogna dire a onor del vero che purtroppo, io lo sollecito ormai da diverso tempo, a mio avviso è assolutamente necessario applicare il modello Genova anche alle opere per la riqualificazione delle strade provinciali. Cosa voglio dire? A Genova si è realizzato il progetto sul ponte e si sono fatti gli interventi in appena un anno, proprio perché si è applicato un modello con la nomina di un commissario specifico che ha, diciamo, che ha potuto individuare una corsia normativa privilegiata e accelerata. Purtroppo la normativa italiana prevede delle lungaggini incredibili che fanno passare, questi sono i dati statistici diffusi dal Ministero, tra la progettazione di un'opera e la sua realizzazione passano mediamente 4-5 anni, per le grandi opere addirittura 12-13 anni. È evidente che non può funzionare così, occorre mettere mano alla normativa, fare in modo che vi sia una norma molto più snella che favorisca il più possibile l'accelerazione di tutti i processi. Aumentiamo i controlli, quelli sostanziali, per evitare che vi siano rischio infiltrazioni, ma acceleriamo le procedure. Io credo che se applicassimo anche il modello Genova per le opere presenti in questo territorio si potrebbe accelerare più possibile la realizzazione dell'opera stessa e quindi vedere a compimento le opere che ho appena citato in un tempo ancora più veloce rispetto a quello che è previsto. In ogni caso la carne al fuoco è davvero tanta, come si può vedere, quindi stiamo lavorando fortemente e con grande attenzione, cercando di avere grande collaborazione con tutte le istituzioni che sono coinvolte in questo percorso, in questo processo, sia il Libero Consorzio, la Regione Siciliana con l'Assessorato Infrastrutture, la struttura commissariale. L'obiettivo è cercare di facilitare il più possibile il dialogo tra le istituzioni in modo tale da arrivare il prima possibile a raggiungere l'obiettivo di una emancipazione dal punto di vista viario di un territorio come quello del Vallone che è stato nel corso dei decenni fortemente penalizzato.